Impressione a caldo su questa nuova maschera di Sephora che mi è stata inviata da Sephora Collection tramite Octoly. È una delle nuove maschere arricchite con vitamine, questa in particolare è arricchita con vitamina C, è alla papaya, ha il 95% di ingredienti naturali. Infatti già il tessuto della maschera ho visto che era diverso rispetto ad altre maschere di questo tipo, perché è fatto in fibra di banano. Il tempo di posa è solo di 5 minuti e promette di avere un effetto da subito più luminoso, una pelle diciamo visibilmente più bella, e come altre maschere in tessuto di questo tipo non c'è bisogno di risciacquarla, ma semplicemente l'eccesso poi si riassorbe. Io, come potete vedere, noto la pelle sicuramente più
luminosa, più bella di come era prima, anche perché avevo soltanto deterso il viso, lasciato asciugare, non avevo applicato nulla. Il profumo è buonissimo, sa tanto di frutta tropicale, non so se è esattamente di papaya o meno, ma sa di frutta tropicale, molto piacevole, anche quando lo applicate è leggermente fresca. E io sento la pelle più elastica e morbida, è leggermente leggermente appiccicosa per via del siero comunque che si è asciugato sulla pelle. La maschera è imbevuta di tanto tanto liquido, anche dopo 5 minuti secondo me si sarebbe potuta tenere in posa per ancora tempo, perché era veramente molto molto bagnata di prodotto. Non ho la pelle più bella e perfetta di questo mondo, però da subito sicuramente io noto che la pelle è un po' più idratata ed è anche sicuramente molto più piacevole da sentire e molto più confortevole. Quindi io la ricomprerei assolutamente. Tra l'altro, profumo pazzesco. Il prezzo credo sia di 3,99 euro, è in linea comunque con le altre maschere in tessuto di Sephora. Quindi niente, io mi ritengo molto soddisfatta. Fatta. Thank you.
Alla fine non è stato un vero e proprio declutter perché gli unici che butterò sono questi qua che sono scaduti, messi malissimo. Questi assolutamente li devo buttare. Ho riarrangiato quelli che terrò in bella vista, diciamo, mentre gli altri che uso un pochettino meno li tengo qua, oltre a questo che vabbè, in realtà non è un rossetto ma un lip balm. E niente, li ho divisi un po' per brand per dare, diciamo, un po' più di ordine. Qua ho quelli di MAC che utilizzo più spesso, dal più chiaro al più scuro. Il mio mitico di Chanel, questi di Urban Decay li ho capovolti così posso vedere immediatamente il colore. Questi sono due nude che utilizzo molto spesso. Qua poi ho qualche cosa di Dior. Questo è l'unico di Lancôme che ho, è una specie di tinta olio, molto molto carina. Questo è il mio nude quando non so veramente che cosa mettere, è molto leggero, di Yves Saint Laurent. Poi qua ho i rossetti liquidi e due gloss, questo è un altro rossetto liquido, Lolita. La mia idea iniziale era quella di fare un po' di pulizia perché ho l'impressione di avere tante cose che alla fine non uso, però dal momento che funzionano, sono belli i colori, non hanno alterazioni, mi scoccia buttarli e mia sorella per il momento non si vuole prendere niente perché ero in videochiamata con lei, quindi me li tengo e cerco di usarli perché odio gli sprechi, gli unici che proprio non posso e devo buttare sono questi qua. Mi dispiace tantissimo per uno di questi di MAC in particolare, credo sia questo Flatout Fabulous perché è stato uno dei miei primi rossetti iconici sul fucsia. Mi dispiace un sacco e questo invece mi vergogno a dirlo, l'avevo comprato tantissimi anni fa, l'avevo visto da Marzia, è tipo color correttore ma è stra mega iper vecchio, mamma mia. Questi sono i rossetti che purtroppo andrò a buttare, come vedete uno è praticamente correttore, poi ci sono due fucsia che mi piacevano tantissimo, un rosso arancio molto acceso, anche questo un po' rossiccio freddo, erano colori che mi piacevano molto ma veramente sono rovinatissimi. Su questi poi ho alcuni dubbi, in realtà questo perché è identico ad un altro che ho, è questo qua di Mulac. Questo qui è identico a Blair di Nabla e io non me ne sono mai accorta fino ad oggi che li avevo swatchati vicini, però è un colore che metto abbastanza. Questo è un colore che non sto mettendo tantissimo, è un marrone freddo sempre di Nabla. Questo qua, Fetish Mauve. Magari la luce non è delle migliori, però vorrei provare a metterlo di più adesso, soprattutto in inverno. Questo è super acceso, è di questa linea Rouge in Love di Lancôme ed è tipo rosso corallo aranciato. Faccio molta fatica a immaginarmi con questo colore qua adesso. Stessa cosa per questo fucsia super acceso di Wycon, che non so nemmeno io perché ho comprato, sinceramente. Forse l'avrò messo una o due volte, non lo so. Però sono perfetti, sono abbastanza recenti, sono messi bene, non hanno colori strani, profumazioni cattive, cioè sono perfetti, quindi non me la sento di buttarli, mia sorella chiaramente non li vuole. Adesso che ho riorganizzato i rossetti che utilizzo di più così, mi sento già un po' più carica. C'è da dire comunque che da questa primavera a oggi ho ridotto tantissimo l'utilizzo di rossetti perché con la mascherina non tutti sono per me ideali da essere indossati con la mascherina. Molti si trasferiscono o ci sono alcuni dei miei rossetti che magari si sbavano, vanno in giro, quindi vado sempre sugli stessi che so che rimangono lì.